Buonasera e bentrovato ai nostri amici telespettatori dagli studi di TV City per l'ottavo appuntamento con la rubrica culturale La storia oltre la storia, la rubrica edita dalla nostra redazione che vuole dare voce a quanti ritengono che sia possibile un sistema di lettura e di interpretazione della storia che vada sia al di là del metodo classico e canonico, ma una storia che vuole vedere un'altra storia accanto, che sia storia di interpretazione, di lettura, di civiltà, di usi e costumi di popolazioni antiche. Oggi è un nuovo appuntamento con i testi e con gli autori. Abbiamo in studio con noi il caro amico Edoardo Orma. Buonasera, Edoardo. Sì, buonasera Salvatore, buonasera a tutti gli spettatori. Edoardo, storico e un appassionato studioso di storia antica, e questa sera parliamo insieme ad Enrico Baccarini, che saluto con piacere. Buonasera, Enrico. Buonasera a voi. Bentrovato qui negli studi di TV City a Torre del Greco. Tu, Enrico, sei di Firenze, sei un collega giornalista oltretutto, sei uno scrittore ed editore laureato in psicologia e hai poi conseguito anche una seconda laurea, a quanto leggo dai tuoi cenni autobiografici, in antropologia e in studi asiatici. Giusto, Enrico? Sì, giusto. Attualmente, infatti, tu sei docente di orientalistica e sei anche il direttore della rivista Era Magazine. Questa sera, proprio di studi asiatici, vorrai parlare insieme a noi e ai nostri amici telespettatori. Infatti, stasera presentiamo una delle tue 17 pubblicazioni in merito agli argomenti asiatici. Parliamo del testo La caduta degli dèi, che è Bibbia e testi induisti. La storia va riscritta. Ebbene, con questo sottotitolo io do la parola al mio compagno di viaggio che è Edoardo. Edoardo, introduciamo subito il nostro autore e presentiamo l'argomento della serata. Sì, ciao Enrico, buonasera. Ciao, Edoardo. Io ho letto molto, diciamo, sulle tue opere e quindi volevo fare un passaggio iniziale per far capire anche agli spettatori di cosa stiamo parlando. Perché nel nostro mondo, diciamo così, più occidentale, quindi in Italia fondamentalmente, abbiamo la consapevolezza che le civiltà più antiche che sono apparse, diciamo, se dove è nata anche la scrittura, siano quelle della civiltà sumero-accadica. Mentre invece, se ci spostiamo un po' più in là, ma non di molto, quindi nel mondo mondo indiano, se vogliamo, esisteva già precedentemente una civiltà molto più sviluppata e più evoluta, che già utilizzava anche la scrittura. E questo è un po' tutto quello che hai studiato nelle tue ricerche nel passato. Ecco, come ti è nata la passione per la ricerca dell'antica India e del popolo e delle loro civiltà? Beh, è iniziata tanti anni fa, è iniziata soprattutto perché mi facevo delle domande a cui non trovavo risposte, per cui ho iniziato a comprare libri, a leggere, a studiare e è stato un processo naturale, insomma, ho approfondito nel corso degli anni e quindi ho cercato di scavare sempre di più, di cercare delle risposte, poi non sempre si trovano, ma come disse un filosofo importante del passato, è il cammino che si intraprende, il punto importante, e quindi ho iniziato questa bellissima e lunga avventura che continua ancora oggi. Sì, certo, io vedo anche, ti seguo su Facebook e vedo anche che organizzi viaggi che proprio sono diretti in India, come anche ricerca di studi, giusto? Sì, negli anni ho organizzato, al di là delle pubblicazioni, delle conferenze, siccome mi è stato chiesto, organizzo dei viaggi dove accompagno le persone, insomma, le ho accompagnate diverse volte in India. Ora a novembre dovevamo partire per la Cambogia a vedere altri templi sempre induisti come Angkor Wat, però purtroppo la situazione del Covid ha fatto rimandare tutto all'anno prossimo. Però mi piace anche portare, le persone direttamente nei luoghi di cui parlo, di cui scrivo e che studio, per vedere con i loro occhi, insomma, queste meraviglie dell'Oriente. Ecco Enrico, estrapolando una frase che è tratta da una parte delle recensioni che si possono leggere sul libro che presentiamo questa sera, cioè La caduta degli dèi, mi ha colpito questa parte della recensione che recita letteralmente: è necessario andare avanti, anzi andare decisamente oltre.
La storia dell'umanità va rivista e gli scritti antichi ce ne danno la possibilità. Ti dico subito, mi ha colpito l'utilizzo dell'avverbio oltre, essendo anche contenuto nel titolo della nostra rubrica, la storia oltre la storia. Che cos'è per te l'oltre? Qual è il tuo oltre e perché la storia dell'umanità va rivista? Diciamo che dai libri di scuola, ma anche dai libri universitari, ci viene insegnato un certo tipo di storia, ma viene preclusa tantissimo quella che è la storia del mondo orientale, come anche di altre zone del pianeta. Se prendiamo un libro di liceo o anche per chi ce l'ha di un proprio figlio, come si diceva all'inizio della trasmissione, si colloca all'inizio della civiltà all'epoca dei Sumeri, poi vengono gli Egiziani e quindi di conseguenza tutti gli altri. Il problema è che se andiamo in Oriente ci troviamo davanti a una situazione un po' diversa, perché è la storia, è l'archeologia, quella ufficiale, non quella eretica, che ci dimostra come esistessero altre civiltà molto più antiche. La civiltà vallinda o civiltà arappa viene collocata temporalmente nel 4000 avanti Cristo ed era una civiltà enorme. Considerate che quando i Sumeri avevano, queste sono stime, una popolazione di 300.000 abitanti, nel 3000 avanti Cristo i vallindi erano 5 milioni e prima di loro, a cavallo tra Pakistan e Afghanistan attuali, esiste un sito che si chiama Mergar nella catena montuosa del Beluchistan, che è stato datato ufficialmente all'8500 avanti Cristo ed è una vera e propria civiltà, ma nessuno ne parla. Così anche spingendosi in Cina o in Giappone troviamo altre realtà del genere. Il problema è che, come dicevo, ci viene insegnata una storia, ci viene precluso, quasi ci fosse un muro, quello che c'è oltre certi confini, e andare oltre, cercare di capire la storia dell'umanità, e per storia intendo anche quelli che erano gli scambi commerciali tra l'Estremo Oriente e quello che chiamiamo Occidente, è fondamentale. Un grande sumerologo, Giovanni Pettinato, morto pochi anni fa, era convinto che una parte dei Sumeri avesse avuto origine all'inizio di questa civiltà nella Mesopotamia, proprio nella valle dell'Indo e proprio dalla civiltà arappa. Questo ci fa capire anche a livello archeologico come fossero stati veramente numerosi anche gli scambi commerciali. Andare oltre vuol dire cercare di trovare le tessere di un puzzle ancora in forme, ma per capire veramente quali sono state le origini delle varie civiltà e soprattutto gli influssi culturali e delle tradizioni che poi sono arrivate anche a noi, che hanno influenzato anche quella che è la civiltà europea. Faccio un ultimo esempio: tutti voi conoscerete i Mitrei romani. E siamo nel nostro paese, in Italia, non si ricorda quasi mai che Mitra era un dio indiano e che furono le truppe romane a portarlo proprio da quelle zone fino all'antica Roma. Quindi questo ci fa capire come secoli, se non migliaia di anni fa, i popoli si spostassero molto più di quanto crediamo oggi. Beh, questa è veramente una storia importante che sicuramente in Italia dovrà iniziare a prendere piede. Stessa cosa vale anche per le religioni, nel senso che la religione qui in Italia, che è la predominante, che è la religione cattolico-cristiana. Lì nell'India abbiamo dei testi sacri che sono di riferimento per la religione. Sì, c'è, il mondo indiano è abbastanza complesso. Diciamo che l'induismo, per come lo conosciamo oggi, si crea, si forma circa nel 1000 o 800 avanti Cristo, quindi quasi 3000 anni fa, ma i testi sacri indiani, e il più importante è il Veda, che letteralmente vuol dire la conoscenza, viene fatto risalire almeno al 1500 avanti Cristo, ma in India queste tradizioni erano orali, vengono messi in forma scritta solo successivamente, ed è uno dei testi sacri, uno dei testi religiosi più antichi della storia umana, forse il più antico, e al suo interno, la cosa curiosa, oltre ad avere ovviamente una parte filosofica, teologica, nel corso degli ultimi decenni sono stati fatti studi approfonditi e si è visto come all'interno del Veda siano contenute anche delle conoscenze scientifiche, conoscenze estremamente avanzate, ad esempio
esempio, una è il fatto che esiste un cosmo e questo cosmo è abitato da altre forme di vita che sono totalmente fuori dal tempo, cioè questa civiltà con una concezione e cognizione scientifica già credeva nella vita su altri pianeti, che è un concetto a cui noi siamo arrivati solo in tempi recenti. Poi l'induismo, come dicevo, è un mondo estremamente complesso. Normalmente noi crediamo che sia una religione politeista, cioè in cui vengono adorate tante divinità, in realtà è una religione enoteista. Si crede in un essere supremo, immanente, quindi che è ovunque, ma inarrivabile, e c'è chi si è divertito tutte le divinità dell'induismo, ne sono state contate 33 milioni, non sono altro che manifestazioni di questo essere supremo. Poi l'India allo stesso tempo ha ospitato la nascita di altre religioni, tra cui il buddismo e il giainismo, più o meno nello stesso periodo, cioè il V secolo avanti Cristo, e in tempi più recenti anche il sikhismo. Ma il cuore pulsante di questo enorme subcontinente appunto è la tradizione indiana, che è una tradizione particolare perché non è una religione unitaria, non è una filosofia unitaria, ma vengono chiamate darshana, a sei punti di vista diversi, totalmente antitetici in certi casi tra loro, cioè ci sono alcune darshana che la pensano in maniera totalmente diversa dalle altre, insomma. Ecco Enrico, ho una domanda, anche perché è una considerazione che viene fuori anche... Ah, Enrico, puoi abbassare gentilmente un po' il volume? Perché sì, sento l'eco. Ecco, penso ci siamo, dalla regia mi danno l'ok. Una domanda che viene, dicevo prima, anche dalla considerazione e ripensando un po' alle trasmissioni che sino ad oggi, alle puntate, agli appuntamenti con i nostri amici telespettatori che sino ad oggi abbiamo realizzato. Ebbene, il titolo della nostra rubrica è La storia oltre la storia, perché immaginiamo e vogliamo dare voce, lo dicevo prima, alla possibilità di leggere una storia che va parallela a quella normale, a quella consuetudinaria o a quella che è normata e, come dicevi tu prima, contenuta nei libri scolastici, la possibilità di un'altra storia. C'è chi sostiene, quindi lo abbiamo visto anche affrontando altri appuntamenti con gli autori, siamo risaliti molto indietro nel tempo, al di là delle civiltà sumerica, della civiltà assira, della civiltà babilonese, cioè siamo andati ben oltre al di là della storia tradizionale, risalendo anche in epi assai più lontani. C'è una parte della teoria, c'è una parte della dottrina che sostiene che si può parlare di civiltà e di storia nel momento in cui compare la scrittura, perché è quello che dà poi l'attendibilità, quella che dà la testimonianza e dà la possibilità di lettura di una civiltà o anche di un popolo. Rispetto ai fatti che tu racconti e vai ad indagare con la tradizione induista e con l'India antica, e considerato che, se vogliamo dare credito a questa voce della dottrina, cioè alla scrittura, possiamo risalire tutt'al più non oltre i 3.000 anni. Per quanto avviene oltre i 3.000 anni, secondo te quale attendibilità c'è? Cioè quanto sono attendibili invece le voci che andiamo a leggere in quell'oltre di cui parlavi anche tu? Beh, allora, potrei dare una doppia risposta. La prima risposta è che ci sono delle prove concrete che ci vengono dall'archeologia. Perché comunque nel caso indiano loro ad esempio ci raccontano, ci parlano di civiltà precedenti alla nostra, e guarda caso ormai da una quindicina d'anni a questa parte in tutto il litorale costiero indiano sono state trovate delle città sommerse datate al 9000, al 10000 avanti Cristo, e in maniera ufficiale, quindi da parte di università sia tedesche, sia francesi, sia indiane, ed è un dato di fatto che prima di quella che in India viene chiamata la civiltà attuale, ce ne sia stata almeno un'altra. Come dicevo, loro dicono addirittura ce ne siano state cinque. Queste prove archeologiche sono un dato di fatto. Poi subentrano i loro testi. Prima te facevi un riferimento alla scrittura. Sì, è vero, però questo è un metro, un canone occidentale, perché come si diceva prima, il mondo indiano, il mondo orientale, per tantissimo tempo, in parte ancora oggi, tramandava le proprie conoscenze in forma orale. E non cambia, perché anche se si può pensare che una tradizione possa essere alterata nel tempo,
nel mondo indiano il Rig Veda che noi troviamo nel 1500 a.C. lo ritroviamo uguale identico oggi, perché avevano un sistema mnemonico, quindi per imparare a memoria, ineccepibile, quindi non era possibile alterare quello che era il contenuto. La scrittura è un patrimonio fondamentale per l'inizio della civiltà, ma i testi sacri indiani vengono messi in forma scritta molto tempo dopo rispetto a quando vengono composti. Si parla, uno in particolare, le leggi di Manu, che è il Noè indiano. Anche in India noi troviamo un mito del diluvio, la distruzione di una civiltà precedente, pochi superstiti che riescono a salvarsi, anche qui, guarda caso, costruendo un'arca, un'imbarcazione in cui vengono fatti salire i sette saggi, che erano uomini deputati a conservare la conoscenza, animali, piante, semi e quant'altro. Troviamo anche qui degli elementi transculturali che troviamo tra i Sumeri, nell'Antico Testamento, troviamo in India, in Sud America, ma loro erano i portatori del Veda, quindi della conoscenza da una civiltà precedente alla civiltà attuale. Prima mi riferivo alle scoperte archeologiche, ci sono, purtroppo il mondo indiano è un mondo veramente complesso, esteso e vasto, per cui al di là degli studi che sono stati fatti 10-15 anni fa, non si è portato avanti più di tanto queste ricerche, ma ci sono documentate, sono su riviste scientifiche e sono un dato di fatto che non può essere smentito neanche dall'archeologia ufficiale, sull'esistenza di città oggi sommerse che nel 9500, nel 10.000 a.C., invece erano alla luce del sole, esistevano e avevano una loro popolazione. E questo poi, questo problema di queste civiltà che sono state sommerse dall'acqua, hanno avuto una spiegazione poi a livello ufficiale? Come mai l'acqua è salita di così tanto che ha sommerso poi queste civiltà del passato? C'è stato qualche fenomeno climatologico che ha portato a questa distruzione? Sì, ed è la scienza stessa a dircelo. La tesi predominante, anche ufficiale, è la fine dell'ultima glaciazione. Noi sappiamo che circa nel 10.000-10.500 avanti Cristo, per cui stiamo parlando di 12.000 anni fa, il nostro pianeta si trovava nella fase finale di una glaciazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutta la parte nord del pianeta, dal Nord America al Nord Europa al Nord Asia, aveva una coltre di ghiaccio che in certi punti raggiungeva anche i 2 chilometri di spessore, quindi qualcosa di pazzesco come possiamo trovare in Antartide oggi. Il cambio del clima, l'aumento della temperatura fa sciogliere questo ghiaccio, che ovviamente si riversa nei mari, e anche qui la scienza ci dice che i mari indiani sono aumentati di livello di 140 metri. Immaginate se succedesse in Italia che il livello marino aumentasse, si alzasse di 140 metri, praticamente rimarrebbe l'Appennino o poco più. E queste città che prima erano nella costa dell'antica India, ovviamente vengono sommerse. E ce lo dice l'archeologia, ce lo dice la scienza, c'è una spiegazione, e probabilmente questa spiegazione è anche alla base di tutti i miti del diluvio del pianeta, e ne sono stati identificati e contati oggi più di 650, cioè la fine dell'ultima glaciazione che ha portato a un vero e proprio cambiamento climatico, a un vero e proprio cambiamento di assetto di quella che era la Terra di 12.000 anni fa. Beh, Enrico, volevo chiederti, ritornando a quello che avevi detto prima rispetto al mito del diluvio, noi abbiamo anche il mito di Gilgamesh, il diluvio universale, e parlavi anche tu di un mito afferente a questa fenomenologia climatica del diluvio, e hai detto che anche per il mito indiano antico c'è l'immagine di un'arca sulla quale salgono i sette saggi. Questa cosa dei sette saggi mi riporta alla mente, mi fa pensare ai sette sapienti invece che noi leggiamo nella cultura greca, e mi fa ancora riflettere sul numero sette, che è un numero poi nella cultura ebraica, col quale mi sono confrontato peraltro su altri tipi di ricerche di natura letteraria, sulla simbologia del numero sette, anche sulla forte simbologia che ha nella cultura ebraica. Ti chiedo, anche da un punto di vista filosofico, teologico, induista,
qual è il significato del numero 7? Perché 7 saggi e come li possiamo leggere in parallelo ai 7 sapienti del mondo greco? Allora, nel mondo indiano il numero 7 non ha un vero e proprio valore simbolico, sono altri numeri come il 108, il 96 che hanno un forte impatto religioso e teologico per questa cultura. La domanda è molto bella perché i 7 sapienti indiani li ritroviamo in tante grandi civiltà del pianeta, non solo in Grecia, tra i Sumeri esistevano i 7 Apkallu, venivano chiamati 7 esseri antropomorfi, metà uomo, metà pesce, che secondo i miti sumeri sono alla base della loro cultura, della loro scienza e della loro esistenza. Vuole la tradizione sumera appunto che questi esseri giunti in maniera particolare dal cielo al mare avessero insegnato alla prima civiltà sumera l'arte dell'agricoltura, della scienza, della costruzione. Il numero 7 lo ritroviamo in Giappone, in Cina, lo troviamo... E perché 7? Questo chiedo, cioè, c'è qualche... A livello particolare... numerologico per l'India non c'è. La spiegazione più razionale che ci fossero e la spiegazione più eretica è che queste 7 persone fossero state 7 individui reali, magari che non provenivano dal nostro pianeta e che in varie zone del pianeta hanno dato il là, hanno dato avvio a quella che poi divennero grandi civiltà del passato. In India sono 7 uomini saggi, in Sud America come tra i Sumeri sono 7 divinità, poi come vengono interpretate è un discorso diverso, ma è un fatto interessante che in tutto il pianeta noi troviamo queste 7 figure che sono alle origini delle civiltà più importanti della Terra. Grazie Enrico. Edoardo, ci avviciniamo a questo concetto sì. Proprio di qualcosa... Ecco, infatti questo è un argomento anche importante, questo che hai detto... di queste persone che vengono probabilmente da un altro pianeta, da un'altra parte del cosmo. Ecco, nei tuoi libri, io qua ho portato uno dei tuoi tanti libri che hai scritto, questo in particolare, La caduta dei dei, che hai scritto, diciamo così, insieme a Mauro Biglino, che tra l'altro salutiamo e sarà ospite in trasmissione prossimamente. Però volevo ricordare anche altri tuoi libri che raccontano proprio di questi passaggi dell'antica India, di questi... Abbiamo il 2000 avanti Cristo, distruzione atomica, abbiamo i Vimana e le guerre degli dei, dall'India alla Bibbia e poi abbiamo l'ultimo, India la civiltà perduta. Ecco, ma il tema che tu importante. Stai proponendo del civiltà, diciamo, chiamiamolo extraterrestre se vogliamo, vengono riportate anche nelle storie dell'antica India? Sì, assolutamente. L'India, come dicevo, è molto diversa da noi, sia come tradizione e cultura. Il concetto di vita nel cosmo esiste nel mondo indiano fin dalle origini. Se noi prendiamo il Rig Veda, che è uno dei 4 libri che compongono il Veda, si parla di altre forme di vita in altri pianeti, quindi si ha già la concezione di un cosmo, di un universo, di altri pianeti e di forme di vita simili a noi. Se prendiamo il Padma Purana, che è un altro testo sacro, messo in forma scritta nell'800 avanti Cristo, ma preesistente, addirittura viene dato un numero, viene detto che nella nostra galassia esistono almeno 400.000 forme di vita simili alla nostra. Quindi magari potranno essere più alti, più bassi, con un colore... 185.000 sicuramente. Anzi no, ultimamente è uscito un articolo di giornale che parlava che ci sono almeno 30 civiltà aliene in questo momento esistenti nella nostra galassia, proprio un articolo di questi giorni. Sì, quindi sì. Arrivare ai numeri così elevati, ma poi in un testo così antico, ci voleva... Emblematico, ci voleva parecchio e suggestivo. Fantasia. Beh, se guardiamo all'antica Grecia, Democrito e Leucippo già parlavano di vita nel cosmo, ma era più a livello filosofico, mentre gli indiani sono chiari fin da subito, non ci sono altre interpretazioni, si parla di altri esseri simili a noi e al punto tale che loro li chiamano Deva, che vuol dire essere di luce, cioè illuminati dalla conoscenza e dalla spiritualità. E viene detto che questi Deva viaggiavano nel cosmo, nello spazio, anche raggiungendo il nostro pianeta. E, alcune di queste divinità erano ad esempio Narada Muni, i Kumara, vengono anche nominati. E la cosa curiosa, un po' come Mauro Biglino ormai da un
po' di anni ci ricorda per quanto riguarda il Dio ebraico e le altre divinità dell'ebraismo, anche gli dei indiani non erano immortali, gli dei indiani morivano, vivevano tantissimo, ma potevano morire. Ricordo appunto il dio Krishna, che forse è uno di quelli più conosciuti in Occidente, muore alla fine di un poema epico che è il Mahabharata, proprio perché viene colpito da una freccia al tallone, e da lì inizia quello che gli indiani chiamano il Kali Yuga, cioè l'epoca di Kali, l'epoca nera, circa 5.000 anni fa, che è l'epoca in cui stiamo vivendo oggi. Quindi ci sono, sono molto più concreti, materiali di quanto possiamo trovare in altre tradizioni, gli dei indiani. Sono esseri che vivono tantissimo, esseri molto avanzati, molto sviluppati, ma che sono per certi versi anche simili a noi. Il concetto di esseri portatori di luce, quindi queste divinità che portano la luce, d'altronde noi lo troviamo anche nella religione cristiana, anche nel concetto del cristianesimo. Basti pensare agli angeli, e un esempio su tutti, l'angelo degli angeli, che era Lucifero, prima della cosiddetta caduta. Ecco, leggendo il titolo del libro che ci ha portato Edoardo, La caduta degli dei, Lucifero in greco, lucem ferre, colui che porta luce. Il portare la luce, quindi la presenza o l'immaginazione di esseri o di entità portatrici di luce è comunque un concetto comune che noi riusciamo ad individuare anche nella religione cristiana, che poi noi li abbiamo chiamati angeli, e invece in India siano entrati a far parte dell'Olimpo, tra virgolette, induista. Ecco, su questo forse può esserci una diversificazione rispetto alla nostra cultura, giusto? Possiamo dire che è così. Nel mondo indiano non c'è un concetto di angelo, c'è l'essere supremo, che come dicevo è inarrivabile, inconoscibile, poi ci sono tante altre divinità, Shiva, Vishnu, Ganesh e quant'altro, poi ci sono i Deva, che sono delle divinità minori ma altrettanto importanti, che sono, diciamo, equiparabili ai nostri angeli, anche se sono qualcosa di diverso, però ci sono appunto degli elementi simili, degli elementi comuni anche con la religione che abbiamo più vicino noi. Certo, sempre ritornando all'argomento di queste civiltà, diciamo aliene extraterrestre, nei tuoi libri racconti spesso di questi vimana, che sono proprio lo strumento, questi carri volanti che sfrecciano nel cielo. Noi abbiamo preparato un video che, diciamo così, sintetizza un po' quello che potrebbero essere appunto questi vimana, queste astronavi, chiamiamole spaziali, perché ci racconti che vanno anche fuori l'orbita terrestre. Ecco, raccontaci un po' questo aspetto. Beh sì, c'è da dire che studiando il mondo indiano, non sono stato il primo né l'unico, ma uno dei dati che mi ha affascinato più di tutti tra i tanti elementi studiati nel corso degli anni è proprio l'esistenza di questi vimana. I vimana sono macchine volanti, lo possiamo vedere anche dal filmato, attraverso cui si spostavano i Deva, le divinità indiane. A differenza del mondo greco, dove Apollo aveva i calzari alati o le divinità potevano avere un carro con delle ruote, i vimana in realtà erano delle macchine tecnologiche che avevano dei motori, che avevano delle armi, e sono descritti in maniera molto approfondita in alcuni testi. Mi viene in mente un testo del 1051 d.C., si chiama Samarangana Sutradhara, un intero capitolo è dedicato ai vimana e al come funzionavano alcune delle loro macchine, delle loro strumentazioni, per dire quanto siamo andati oltre certi schemi occidentali. Alcuni docenti universitari indiani si sono divertiti negli ultimi 5-10 anni a ricostruire queste macchine, e quello che ne è venuto fuori è qualcosa di sconcertante, perché in un caso, ad esempio, è stato costruito un pannello solare in forma liquida, qualcosa che ancora oggi nella nostra tecnologia non esiste, però è presente in un testo del VI secolo avanti Cristo, che ha almeno 2600 anni. Ricordo che i pannelli solari esistono dagli anni 70 in poi, quindi com'è possibile che 2600 anni fa si avesse le conoscenze per poter costruire una macchina del genere, e anche
che non fosse il frutto dell'invenzione di un poeta, di un letterato di quell'epoca. I Vimana erano, almeno dal mio punto di vista, delle macchine reali, delle macchine volanti che ci vengono descritte nei testi sacri, e i testi stessi ci dicono che non solo potevano viaggiare nella nostra atmosfera, ma si potevano spostare addirittura anche su altri pianeti, quello che dicevamo prima, e alcune divinità appunto li utilizzavano per spostarsi nel cosmo e quindi raggiungere anche la Terra. È un concetto veramente diverso da quello che può essere trovato in, penso, qualsiasi altra tradizione del pianeta, un concetto molto più vicino alle nostre cognizioni scientifiche e tecnologiche rispetto a quello che esiste nel passato dell'umanità. Sì, infatti sembra di parlare proprio come se fosse fantascienza, perché chiaramente per noi, diciamo così, nella nostra realtà occidentale, questi argomenti forse sono anche un po' tabù, se vogliamo, sì. Mentre se ho capito bene, nel mondo indiano per loro è tutta la normalità, perché hanno sempre convissuto con questi libri, con questi testi che parlavano di queste civiltà. Assolutamente sì. Vedete, oggi nei tempi moderni, se andate in India e andate nelle grandi città indiane, troverete una cultura che è molto più vicina alla nostra, anche perché c'è un tentativo di emulare l'occidentale, ma se vi spostate ad esempio nel sud dell'India, dove le tradizioni, la cultura è rimasta quella di non solo secoli ma anche migliaia di anni fa, parlare di vita nel cosmo, parlare di Vimana che volavano nel cielo è qualcosa di normale e naturale. Loro vi diranno, lo potete trovare nei testi sacri, lo potete trovare nel Veda, e noi da sempre crediamo in questo. Per cui è veramente un dato di fatto in una cultura che ha almeno 6.000 anni. Enrico, sulla base delle tue conoscenze psicologiche, quindi in psicologia ed anche in antropologia, mi veniva da pensare questo, ma è una cosa che riflettivo ogni qualvolta la mente si suggestiona e va a riflettere in modo accattivante sulla possibilità di civiltà aliene, extraterrestre, cioè se volessimo dare davvero credito a quanto anche ci viene, senza andare così lontano come in India, ma anche dal vicino Egitto, perché tutto sommato l'Egitto oggi è un grande enigma che resta ancora in parte irrisolto nelle sue forme e in quello che è il contenuto poi della sua storia. Io mi chiedo, volevo farti questa domanda: che cosa è cambiato da quelle civiltà ad oggi, per cui quelle civiltà hanno sentito il bisogno di immaginare, hanno visto, hanno immaginato nei loro codici, nei loro testi, hanno codificato la presenza di entità aliene, estere ed esterne, rispetto a quella che è la nostra umanità? Ed oggi invece siamo una civiltà, o siamo un tempo storico, un evo storico, nel cui non riusciamo a vedere possibilità o possibili civiltà esterne alla nostra. Che cosa è cambiato? Beh, c'è da dire che bisogna, non si può generalizzare, bisogna stare attenti, perché ovviamente certi testi sacri ci parlano di esseri divini, che sono divini in una chiave teologico-religiosa, ma ci sono altri testi sacri, appunto come quelli indiani, ma non solo, dove questi esseri divini in realtà e probabilmente sono esseri che provengono da oltre il nostro pianeta. C'è da dire che l'impostazione, soprattutto occidentale, degli ultimi secoli ha portato a cristallizzare le idee, ha portato a fare più passi indietro che passi avanti. Ricordo che nel 1600 Giordano Bruno fu bruciato a Roma perché tra i vari libri che gli venivano contestati c'era il De Infinito Universet Mundi, cioè sulla pluralità di mondi abitati, per cui lui stesso parlava di altre forme di vita. La scienza moderna oggi, mi dispiace dirlo, come l'archeologia, lanciano il sasso e ritirano la mano, perché prima Edoardo rammentava il fatto che uno studio accademico ci dice che ci sono almeno 36 civiltà simili a noi nella nostra galassia, ma allo stesso tempo, se sentiamo parlare di vita nel cosmo, si continuerà a sentir dire nei media nazionali e non solo, sì, sono ipotesi, sì, forse è possibile. Ricordo che
in circa una decina d'anni la NASA ha trovato almeno 4.000 pianeti simili alla Terra. Ora, non penso che in tutti questi pianeti ci siano solo microbi o piccoli animaletti, sicuramente ci saranno anche forme più evolute, forme intelligenti, magari simili o superiori a noi. È purtroppo la scienza moderna che, nonostante sia aperta a tutto, finché non ha prove tangibili, finché non ha la dimostrazione matematica ripetuta per miliardi di volte, non attesta mai la veridicità di un qualche cosa. Sempre di questi giorni sono delle foto del suolo marziano dove alcuni scienziati della NASA hanno identificato dei microbi o degli esseri viventi fossilizzati. Anche lì si sono levati subito voci contro questi studiosi che sono scienziati, perché la scusa che è stata detta, ma non si può andare lì, non si può confermare che siano dei fossili di microorganismi. Però la scienza stessa ci dice che Marte migliaia, se non milioni di anni fa, aveva mare e acqua come sulla Terra. Per cui è un passo avanti e non indietro. È il pianeta gemello alla Terra, questo ormai è un dato che sembra quasi acquisito con buona pace anche della scienza attuale. Edoardo, abbiamo altre domande? Sì, Enrico, qualche anno fa, una decina d'anni fa, uscì una notizia sui giornali che un gruppo di militari americani fosse entrato in una grotta lì nel Pakistan, sai, nel periodo in cui c'era la guerra, e abbiano trovato all'interno di una grotta un vimana proprio bello intero, tutto impacchettato, e questi militari sono scomparsi. Si dice che sia andata anche la Merkel, si sono andati diversi importanti politici del mondiale. La notizia è vera oppure è una fake? Come allora, è la mia opinione, ma posso dirvi che ho amici in India e anche in Pakistan, e per quanto mi riguarda la ritengo totalmente inverosimile, totalmente una fake news, anche perché ha avuto un certo successo su internet questa notizia, ma era il copia e incolla della stessa notizia originaria, non c'è una prova, non c'è un elemento, non c'è niente che ce lo confermi. Questo da una parte, però, come si diceva, ci sono testi antichi, 2600 anni, dove ci sono tecnologie impossibili per quell'epoca e in parte anche per la nostra epoca, per cui se non sono stati trovati i daghi e i bulloni di un vimana, abbiamo comunque dei testi antichissimi che ci portano, ci sbattono in faccia una realtà che non può essere negata. Come hai detto tu, anche nei libri vengono raccontate proprio come poterle costruire e come poterle realizzare, anche se fino a un certo punto, no? Lo racconti spesso anche nelle tue videoconferenze, sì. Che diciamo così, non è stato raccontato tutto proprio per evitare di replicarle totalmente. Ecco, ma queste, diciamo così, queste astronavi, proprio questi vimana, avevano anche degli strumenti, delle armi, no? Mi sembra di aver visto anche che avessero queste Tejas Astras, che avessero la possibilità di distruggere intere civiltà, intere città. Ecco, ci racconti un po' questo aspetto, per favore. Sì, i Vimana non solo erano delle vere e proprie astronavi, per capirci, ma avevano delle armi molto avanzate, e le Tejas Astra, Teja vuol dire energia, Astra arma, con tutto quello che si può intendere dietro, venivano utilizzate a bordo di questi vimana e dai Deva appunto per combattere le loro battaglie, un po' come in molti altri miti sumeri dell'Antico Testamento o di altri popoli, anche le divinità indiane combattevano tra di loro. Due esempi bellissimi sono il Ramayana e il Mahabharata, che sono due testi epici e sacri religiosi indiani, dove vengono impiegati vimana, vengono impiegate queste armi che in certi casi distruggono interi eserciti, in altri casi invece uccidevano poche persone, ma la descrizione che viene fatta in questi testi è di armi avveniristiche, potremmo dire. Non è l'arco, la freccia o il fulmine di Zeus, si parla proprio, senza mezzi termini, di oggetti cilindrici, di armi cilindriche che... Vedi, in questo video ci sono, sì, proprio delle astronavi che sembrano proprio degli UFO, se vogliamo, attuali, no? Quindi il classico, sì, UFO degli anni 70. Eppure è un dipinto che è stato ritrovato
in un antico tempio indiano, quindi fa un certo effetto, diciamo così, no? Questo aspetto di questi alieni del passato. Il dipinto che si vedeva prima, questa è la rappresentazione del Rukma Vimana, sono stati trovati nei test indiani almeno 59 tipi diversi di Vimana. Il dipinto che si vedeva prima è a Puri, che è una delle città sacre dell'India, è stato filmato e fotografato anche da me alcuni anni fa, e quando insieme alla troupe con cui ero chiedemmo che cosa fossero, ci fu risposta appunto dei Vimana, è un affresco del 1500 dopo Cristo, per cui molto vicino a noi di 500-600 anni fa, ma ci fu detto dal bramino che gestiva il tempio che i Vimana sono sempre stati rappresentati in quel modo. Infatti, è proprio questo. Vedete, è la tipica forma dell'UFO degli inizi della storia dell'ufologia. Viene definito generalmente come UFO adamschiano. Però è un affresco che ha almeno 600 anni. Questi oggetti sono, come dicevo prima, estremamente simili a quella che è un po' la tecnologia attuale o la fantascienza che possiamo leggere oggi, le loro armi, l'impiego anche di altre tipologie di strumenti descritti all'interno dei Vimana ci catapultano in un mondo totalmente diverso, cioè qualsiasi mito, qualsiasi altro mito del pianeta non ha queste particolarità e peculiarità che invece troviamo in India. Sorge spontanea la domanda come si sia potuto inventare queste cose così incredibili e poi aderenti a una realtà che noi oggi viviamo semplicemente con la fantasia. L'idea che ho io, ma insieme a tanti altri, al di là poi delle macchine che vengono ricostruite nelle università indiane, è che qualcuno abbia veramente visto queste macchine, questi Vimana, queste tecnologie e le abbia descritte con quelli che erano i metri e le parole della sua epoca e della sua conoscenza. Sì, infatti sempre nei tuoi libri ci fai conoscere che c'è stata proprio una civiltà che è stata completamente distrutta, no? Da uno di questi Vimani, da questo Tejo Sastras, che è la città di Mohenjo-daro, sì. Che è una delle città dove tra l'altro ci sei stata anche tu personalmente, ho visto alcuni video, diciamo così, dove tu hai presentato questo viaggio, in cui questa città è stata completamente rasa al suolo, no? Ce la racconti un po' la storia? Sì, Mohenjo-daro fa parte della civiltà Harappa o Vallinda, di cui parlavamo a inizio trasmissione, era una città immensa perché nel 2000 a.C., 4.000 anni fa, aveva più di 100.000 abitanti, era una sorta di New York dell'antichità. Il suo nome antico era Lanka, che vuol dire l'isola, perché accanto al fiume Indo e più volte all'anno questo fiume esondava, usciva dai propri argini e trasformava Mohenjo-daro in un'isola. La cosa curiosa è che la zona sud di Mohenjo-daro è totalmente distrutta, è totalmente rasa al suolo da qualcosa che è esploso in aria e ha polverizzato la parte sud della città. Si parlava prima appunto del Ramayana, ci sono tanti studiosi ormai da più di 40 anni che identificano la città di Lanka descritta nel poema epico del Ramayana indiano con la Mohenjo-daro archeologica. Il Ramayana ci racconta in soldoni la storia del dio Rama che per salvare sua moglie rapita da Ravana, che era un demone, un deva cattivo, e tenuta prigioniera a Lanka, praticamente crea intorno a sé un enorme esercito e combatte contro Ravana, distrugge una parte della città e riesce a salvare sua moglie. Poi, Sita. Abbiamo realizzato un video che abbiamo ripreso proprio da internet, proprio della città com'è oggi allo stato attuale. Sì. Proprio a dimostrazione di quello che stai raccontando, che oggi è proprio una città desertica, ecco quello che stiamo vedendo. Sì. In questo momento. Una città fantasma. Questo è uno stupa buddista molto successivo, ma è una città fantasma e, come vi dicevo, nella parte più bassa, nella parte sud, il terreno per circa 400 metri è totalmente cosparso da oggetti fusi e vetrificati. Io quando sono andato lì nel 2012 in Pakistan ho riportato anche con me dei campioni che ho fatto analizzare
da diversi laboratori, anche americani, tramite History Channel. La cosa assurda è che questi oggetti vetrificati o fusi, secondo le analisi, sono tutti uguali, i risultati, hanno raggiunto una temperatura vicina ai 2000 gradi per non più di 4-5 secondi. Quindi qualcosa di coerente con un evento esplosivo che in quota, non a terra, ha appunto, forse una Tejas Astras, ha distrutto una parte della città. Non c'è radioattività, non c'è, si è parlato anche di meteoriti, di terremoti, ma tutti gli eventi naturali non creano quel tipo di condizioni, quel tipo di... a quegli effetti. Sicuramente non è stata incendiata l'antica Roma, quindi è stato un evento sicuramente molto particolare, che qualche volta potrebbe anche fare un riferimento a qualche asteroide, no? Oppure è proprio qualcosa di completamente diverso? No, è completamente diverso, perché un meteorite che anche esplodesse in aria comunque lascerebbe delle tracce ben evidenti sul suolo, soprattutto di iridio, che è l'elemento cardine per l'esplosione di un meteorite. Lì gli stessi archeologi, sia quando glielo chiesi io, sia nei testi ufficiali, non sanno dare una spiegazione. Mohenjo-Daro viene scoperta e si iniziano gli scavi nel 1920, e già a quell'epoca dei 100.000 abitanti vengono trovati solo 43 scheletri, e una decina di questi scheletri sono calcinati, cioè le persone vive sono state esposte a una fonte di calore così intensa da averle uccise sul colpo, ma in più ha fatto evaporare la parte minerale delle loro ossa, per cui è coerente con un'esplosione in aria, un'esplosione potente che ha distrutto una parte della città, ucciso e calcinato alcune delle persone che si trovavano in quella zona, e che non può essere ricondotto a nessun evento o fenomeno naturale. Questo ormai l'archeologia e gli studi fatti fino ad oggi ce lo dicono chiaramente. Sembra quasi di rileggere la pagina dell'eruzione del Vesuvio, quando distrusse l'antica Ercolano e l'antica Pompei, perché anche per noi vesuviani, soprattutto per la città di Ercolano, ci sono casi analoghi dove una fonte di calore immediata ha portato all'evaporazione quasi delle persone, ottenendo quella stessa fenomenologia di cui parlavi prima. Solo che nel nostro caso la fonte di emissione del calore e della luce è il Vesuvio, nell'altro caso invece resta a tuttora un mistero. Certo, molto andrebbe spiegato e sarebbe più semplice se noi potessimo ascoltare la diretta voce di quelle civiltà, perché, come diceva Socrate, lo scritto ha bisogno del padre. Molte volte anche le raffigurazioni lette a posteriori, secoli e secoli dopo, magari dalla suggestione della civiltà successiva, possono essere interpretate in un modo diverso rispetto a quelle che evidentemente l'autore o la civiltà di emissione, la civiltà pensatrice, li aveva immaginate. Enrico, Edoardo, ci avviamo alla fine di questa nostra, di questo nostro appuntamento. Io, Enrico, ti ringrazio e ti ringrazio di essere stato con noi ospite questa sera e di averci intrattenuto, di aver parlato insieme a noi di una pagina importante di storia orientale, che è stata quella dell'antica India. Edoardo, vogliamo salutare il nostro amico. Sì, Enrico, noi riproponiamo il tuo libro scritto insieme a Mauro Biglino. Ti salutiamo e ti ringraziamo per averci dato la possibilità di ascoltare le tue storie, e casomai di rimanere a una puntata successiva, perché gli argomenti sono tanti, e quindi per raccontare meglio ciò che stai facendo. Ti saluto. Grazie a voi di cuore, con ben volentieri, insomma, quando vorrete sarò lieto ospite vostro. Grazie a te Enrico, ti ringrazio di nuovo, un ringraziamento alla regia, Ciro Gaglione, Francesco Di Somma per le riprese, un ringraziamento a tutti i nostri amici telespettatori che sono stati in nostra compagnia. Mi raccomando, restate ancora sintonizzati su TV City per i prossimi appuntamenti. Io vi ricordo che per qualunque curiosità, per qualunque domanda, potete tranquillamente scrivere una mail all'indirizzo di redazione, che è redazione@tvcity.it, e per il resto restiamo in collegamento con la prossima puntata della nostra rubrica La Storia Oltre la Storia. Grazie Edoardo di essere stato con noi, alla prossima settimana. Con questo è davvero tutto, un cordiale arrivederci da Salvatore Perini.